Buongiorno, per chi non avesse visto il video precedente, un rapidissimo riassunto. Ho riscontrato sulla mia Triban 900T in titanio un consumo anomalo del piantone della forcella, precisamente questi solchi, causati da questo adattatore in alluminio. Visto che non ho ancora trovato una soluzione definitiva e visto che non ho nessuna voglia di lasciare la bicicletta ferma, ho deciso di adottare la soluzione che andrò ad illustrare. Sicuramente non è il modo definitivo per risolvere il problema, ma se per un po' potrò andare avanti tranquillamente. Rismontiamo tutto. Ed eccolo qua. Ho acquistato questi due O-ring alla cifra di 1 euro, uno da 4 ed uno da 5. Vediamo quale può funzionare. Il più cicciotto si infila con un po' di difficoltà, ma alla fine riempie bene la sede. Ma stringe abbastanza il diametro interno. Vediamo se riusciamo ad infilarlo. No, è troppo duro, non riesco a infilarlo, bisognerebbe prenderlo a martellate. Proviamo con quello più sottile, quello da 4. Si infila molto più facilmente, ma anche lui stringe leggermente il diametro interno, speriamo sia sufficiente. Riesco a infilarlo senza difficoltà. Però questa volta l'adattatore rimane solidale con la forcella. In effetti, muovendo lo sterzo, si nota che l'adattatore ruota sui cuscinetti. Andiamo a richiudere il tutto e facciamo le considerazioni finali. Sicuramente questa è una soluzione posticcia, però secondo me è sufficiente a dimostrare che se l'adattatore è solidale con la forcella e lavora esclusivamente sui cuscinetti, non può esserci usura del carbonio del piantone dello sterzo e tutto funziona perfettamente. Io spero che gli ingegneri di Decathlon prendano in considerazione l'eventualità di un richiamo per sostituire queste parti. Al momento, dopo la mia segnalazione, ho ricevuto questa comunicazione. Ma ho letto di amici francesi a cui è stata cambiata forcella e movimento dello sterzo con gli stessi pezzi difettosi. E a una persona gli sono stati addebitati anche 230 euro. Il problema si risolve. Il web è una sorgente miracolosa e le soluzioni fioccano. Ma che figura mi stai facendo, Deca?